fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati. Questo è Handball Talk, nuova puntata. Io sono Matteo Aldamonte. Un saluto subito al mio compagno di viaggio. Ciao a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben ritrovato e un saluto a tutti. Primo ospite di oggi, ha funzionato la formula del doppio ospite la settimana scorsa. Salutiamo con grande piacere Andrea Basic, pivot del Bressanone. Ciao Andrea. Ciao Andrea, tu Matteo, buongiorno. Ciao. Ci rispondi dalla Croazia, vero? Bah, sì, qua in Croazia siamo arrivati il 6 aprile e niente, qui la situazione è abbastanza piacevole. In Sardegna, io a Pola non ci sono contagiati, quindi la situazione va verso... Ecco, io volevo chiedere ad Andrea adesso, quindi insomma, chiaramente siamo sempre qui tutte le settimane a fare anche un po' il bilancio, no? Di quello che è la quarantena per tutti noi e di quello che è stato fatto. Volevo chiedere a Andrea come si è organizzato per rimanere in forma, anche perché so perfettamente, come si può vedere anche dalla sua fisicità, che è un ragazzo, un giocatore, un professionista che cura tantissimo anche l'aspetto fisico, quindi immagino che non sia stato fermo neanche un giorno. Uno, perché è un ragazzo adrenalinico, quindi è una persona estremamente energetica, e poi perché è un professionista. Quindi volevo sapere come si organizza per sfogare tutta la sua energia, dato che il campo è chiuso, quindi da qualche parte la devi anche buttare via. Esatto, no, mi sono organizzato qui in Croazia, mi sono organizzato molto meglio rispetto a Bressanone, perché su ero quasi un mese e poi mi sono organizzato con una bici spinner o così, qualcosa, degli esercizi, ma qui in Croazia quando sono arrivato il 6 aprile praticamente ho subito contattato il mio amico che c'ha il CrossFit, una palestra di CrossFit, e poi mi ha portato durante la sera, durante la notte che nessuno veda, praticamente i pesi, le bilanciere, e quindi mi sono organizzato meglio. Cioè meglio, ottimo, e qui ho la capacità di allenarmi, torno a casa e c'ho ad un chilometro da casa mia c'è il mare, quindi adesso praticamente mi posso anche spostare e andare a correre lungo la spiaggia e tutto questo, cioè l'unico che... Riesci a mantenerti in forma, insomma. Sì, ecco, la voglia, ecco. La voglia c'è, quindi no, per l'amore del cielo, se qualcuno, se noi come professionisti se rimaniamo adesso fermi, già è una fatica da giugno, luglio per ripartire la preparazione. Pensa te, adesso se rimani fermo 4-5 mesi, ti servirà altri 6 per ritornare. Quindi dobbiamo mantenerci in forma, ci organizziamo, io specialmente ho questa possibilità qua da fare. E niente, 2-3 ore al giorno me le dedico a se stesso, poi dopo vediamo che succederà. Senti Andrea, a proposito di cose che devono succedere, voi avete giocato quest'anno, parlo di campionato, avete giocato un campionato anche con l'arrivo di Ciutura, le conferme tue di Lazarevic, un campionato sicuramente importante come Bressanone, no? Perché insomma stabilmente diciamo tra le prime 4-5 squadre della classifica. Adesso è successo qualcosa in questi giorni, nel senso che Bolzano ha annunciato una serie di partenze, oggi ha annunciato tra l'altro che il nuovo allenatore e giocatore sarà Sporcic, Siena ha annunciato Dumnic in panchina. Come vedi gli equilibri del prossimo campionato e soprattutto Bressanone, che ruolo vuole giocare, perché Bressanone è una piazza importante? Sì, io lo vedo un po', diciamo, non so, rispetto a quest'anno Bolzano e Siena sono i giovanili, hanno deciso come società fare questi movimenti qua, non lo so, è troppo presto per parlare, ma come hai detto te è un'occasione per noi sinceramente puntiamo in alto per l'anno prossimo, non voglio dire puntiamo lo scudetto, ma ci proveremo, daremo tutto. E anche quest'anno abbiamo, sì, con l'arrivo di Davor abbiamo fatto un'ottima parte del campionato fino a Natale, poi dopo c'era 2-3 partite storte e quindi è andata male, ma sempre lì eravamo nei playoff,
puntavamo ai playoff, sinceramente, e poi nei playoff è tutta una fortuna, diciamo, a due partite ognuno può vincere ognuno, quindi eravamo anche lì. Ovvio, per l'anno prossimo ci rinforzeremo, e un'occasione in più sarà, adesso speriamo bene, e niente, vedremo tutto all'inizio dell'anno. Gigi, interessante, no? Rispetto già a queste prime notizie che ci sono, che emergono, che arrivano ufficiali, adesso questa delle due panchine, sia di Bolzano che di Siena, delinea in misura forse ancora maggiore rispetto alla settimana scorsa, no? La situazione del campionato. Campionato interessante, si rimescolano ancora un po' i valori. Sì, si rimescolano i valori, anche perché abbiamo sempre parlato un po' di queste termini, però complici anche il coronavirus, un po' le due delusioni del campionato rispetto alle aspettative dei nastri di partenza le possiamo individuare come Bressanone e Siena, no? Rispetto alla classifica che si è delineata all'arrivo della pandemia, ecco. Certo, questo ciò non toglie che magari si potrebbero essere, diciamo che si sarebbero potute verificare dei cambiamenti, però diciamo che al momento in cui è arrivato il coronavirus la classifica che ci è stata consegnata, la classifica che passerà ai posteri, le vede un pochino più indietro rispetto a come avevano reso nella prima parte di stagione. Esatto. E poi diciamo anche un'altra cosa, che per il prossimo anno abbiamo anche è stato anche annunciato l'ingaggio di Vieira a Sassari, quindi sappiamo che il Bressanone sicuramente non starà a vedere, quindi mi aspetto una campagna acquisti importante anche in funzione del probabile ridimensionamento di Bolzano. Il Sassari, con l'arrivo di Vieira, lo vedo benissimo. Dumnic a Siena è un personaggio che conosciamo da tempo, no? Quindi Pasano ha fatto bene, Bressanone ha fatto bene, e mi immagino e mi aspetto anche grandi cose da lui in quel di Siena. Quindi vedremo, secondo me il prossimo anno c'è tanta carne sul fuoco su cui ragionare, e ci saranno probabili, come dire, cambi di fronte. Sì. Cambi di equilibri per il prossimo anno. Indubbiamente, sì, vedremo. Andrea, che cosa ci aveva detto la stagione, il campionato negli ultimi due anni, nel senso da quando siamo tornati al girone unico, un campionato che ti piace, ti entusiasma, ti diverte da giocatore? Sì, molto, molto. Rispetto agli anni prima, quando c'erano tre gironi, è più tosto, è più... c'è un campionato fatto da 14 squadre, e quindi il livello nazionale si è alzato molto, cioè anche le squadre si sono impegnate di più con gli acquisti dei stranieri, e praticamente si è alzato il livello, quindi mi piace molto e penso solo che continui così, che sarà in questo senso molto più faticoso, cioè non è sinceramente al livello, non sarà scontato, ecco, non è ecco, esatto, il campionato, esatto. Sempre più equilibrato, ecco, esatto, e questo fa molto piacere a noi giocatori. Indubbiamente sì. Senti, avevamo pensato a una domanda, la lascio fare a Gigi, su una tua esperienza oltre confine, che in effetti tra i giocatori che giocano in Italia forse solo tu puoi raccontare, tu e pochi altri, e Gigi, lascio a te il campo su questa cosa, però, perché l'idea è tua. Sì, ma l'idea è mia. Allora, Andrea è un amico con il quale abbiamo condiviso, diciamo che Andrea la prima esperienza italiana l'ha fatta nell'Ambra di Poggio a Caiano, vivevamo insieme, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzare Andrea sia come giocatore che come persona. Anche di abitare insieme, vero? Anche di abitare insieme, assolutamente. Quindi sa perfettamente, è stato rifocillato più e più volte dalle mie cucine, giusto Andrea? Ecco, molto, molto. Sei un cuoco da top, guarda. La cucina che fa Gigi Di Marcello. Quando sono andato via dall'Ambra, è l'unica cosa che mi dispiaceva, perché non mangiavo più come preparava Gigi. Anche perché non è che era tornato a casa, era andato dopo l'Ambra, è andato in Qatar, a Doha. Ecco. Quindi oggettivamente
questo mi lusinga, perché addirittura sono stato paragonato in senso positivo alla cucina dei ristoranti degli alberghi catarini. Cucina da sceicchi proprio. Quindi la cucina da sceicchi, meglio la cucina di Pierluigi Di Marcello. E questo grazie, Andrea, ti voglio bene. A parte gli scherzi. Volevo sapere, insomma, sei stato uno dei pochi a poter vedere e a poter vivere quella che è considerata da tutti la pallamano dalle uova d'oro, cioè la pallamano degli sceicchi, la pallamano del Qatar, quindi un'altra realtà che sì, non solo nella pallamano ma anche in tutti gli altri sport stanno facendo man massa, perché comunque con il loro potere d'acquisto, con la loro forza economica, riescono a catalizzare, ad attrarre tantissimi campioni, manager che possono in qualche modo far ben figurare anche le loro nazionali e i loro campionati. Qual è il tuo ricordo, qual è la tua immagine, qual è la tua idea rispetto a questa esperienza, rispetto a questo tipo di nuovo mondo, se vogliamo, dello sport, che è quello arabo? Guarda, io, lo sai bene anche tu, io nel 2012, 8 anni fa, sono andato sì, in Qatar, e questa esperienza mia è stata, guarda, ancora oggi mi ricordo dei momenti belli, ma a prescindere dalla vita, dalla regione, cioè, tutto insieme, anche la pallamano, perché lì lo sappiamo bene anche tutti che lì loro c'hanno i soldi e quindi economicamente non ne frega. I bei ricordi sono stati quelli che praticamente lì ho giocato in due squadre con gli altri giocatori stranieri e troppo forti, cioè giocavano con me, vivere, cioè tu quell'epoca guardavi in TV e al giorno d'oggi, cioè al giorno dopo, lo trovi nella tua squadra. Cioè adesso quello, anche giocare, ho imparato tante cose, tanti allenatori lì che mi allenavano mi hanno aiutato. Quindi è stata un'esperienza positiva, diciamo. Positiva, molto positiva. Sei andato come molti altri solamente per la chimera dei soldi, ma per quanto ti riguarda, quindi a fine carriera, ma tu sei stato un po' uno che in controtendenza è andato in Qatar per fare, in qualche modo, è stata una tua tappa di crescita, no? Da quello che sì, mi stai dicendo. Quindi in Qatar hai conosciuto, hai giocato con così tanti giocatori importanti, tanto da poter guadagnare sotto l'aspetto tecnico-tattico. Ecco, esatto. Un bagaglio. Anche, a prescindere anche per il guadagno, quindi, perché lì si triplica i stipendi che tu praticamente in Europa non li puoi prendere, quindi anche per quello un motivo, sai, anche per quello tutto vai positivo a giocare, cioè, ecco, tutto positivo, a prescindere anche dalla vita, tutto quello, ci deve essere dei bei ricordi, quindi è un'esperienza molto 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 positiva. E invece poi, Andrea, sei tornato in Italia, hai vestito, insomma, diverse maglie nel nostro campionato, sei arrivato a giocare l'anno scorso anche con la nazionale italiana, poi, insomma, volevo arrivare a chiederti che cosa rappresenta l'Italia per te. Sinceramente l'Italia rappresenta tanto per me, perché a prescindere che la mamma è italiana, ho finito tutte le scuole italiane qui in Croazia, è sempre stato, cioè, una nazionale che sempre ero disposto a essere lì. Poi è arrivato questo invito di Riccardo Trillini e mi ha fatto, cioè, molto piacere. Praticamente sono rimasto a bocca aperta, cioè, dopo 7 anni in Italia ti vengono a chiamare, ti vengono a chiedere, cioè, sono rimasto un po' anch'io stupito, sinceramente. E niente, gli ho detto subito sì, perché è un orgoglio, cioè, ero orgoglioso come mio figlio quando riceve una macchinina, così, no? Per dire. Mi ha fatto molto piacere, ecco, mi ha fatto molto piacere stare nel gruppo della nazionale. Gigi. E poi soprattutto Andrea è uno che non si risparmia, è uno che si regala tutto se stesso, no? È un ragazzo, magari alcune volte può essere giudicato eccentrico, ma in realtà lui è proprio uno con un cuore enorme, quindi
un giocatore come lui non può far che bene anche alla nazionale azzurra, perché è uno che vive gli allenamenti come se fossero una finale di Champions, è sempre pronto, è sempre in grado di dare, di regalare tutto se stesso a ogni giorno, insomma, per questo sport, e quindi insomma che ben vengano gli Andrea Basic. Grazie Gigi, grazie, mi fa molto piacere sentire queste cose, ma anche io, cioè, anche delle altre persone che ho giocato nella nazionale non pensavano sinceramente che ero così, poi alla fine l'hanno visto e sai, è una cosa giudicare un giocatore solo in campo, quello io sinceramente se gioco contro mio fratello gli spacco la testa per vincere, ecco, sì, infatti in campo sei uno abbastanza che fissa l'obiettivo poi dopo facciamo la doccia, sì. Anche insieme andiamo fuori insieme, beviamo una birra, cioè quello non c'è problema, ma in campo sai, sono fatto così, ma non solo nella pallamano, anche tipo nel calcetto, nel tennis, così, negli altri sport quando gioco durante l'estate. Sei competitivo, Andrea, ma è giusto che sia così, insomma. Ecco. Va bene. Grazie Andrea, siamo in chiusura con te. Grazie mille per aver accettato. Grazie a te Gigi, grazie. Ciao. Andrea, un abbraccio. Ciao. Da te, ci sentiamo, ciao. Secondo ospite di oggi, saluto Andrea Carpanese, tecnico del Trieste. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, ciao Andrea. Allora Andrea, com'è la situazione a Trieste anzi ti chiedo, parlami un po' di questa cosa che avete messo in piedi con le scuole, ho avuto anche la fortuna di partecipare a un incontro, come state combattendo la quarantena all'interno della Pallamano Trieste? Ma all'interno della Pallamano Trieste la stiamo vivendo un po' così, viviamo un po' il presente, ovviamente guardando il futuro, e stiamo un po' cercando di lavorare per organizzare bene la prossima stagione. Con Giorgio Veglia mi aveva chiesto un po' di pensare a qualcosa per un attimo anche coinvolgere e far parlare un po' anche di pallamano, anche così all'interno della nostra città, perché purtroppo noi viviamo in una città grande che tra basket che in Serie A1, pallanuoto in Serie A1, il calcio in Serie C1 e non dar su, siamo un po' anche schiacciati da altri sport, no? E no, niente, mi è venuto in mente anche parlando anche con Radojkovic, che lui è allenatore, sì, è insegnante a scuola di ginnastica in Slovenia, e mi diceva che adesso i professori di ginnastica sono un po' che lavoravano in palestra, adesso non sanno quasi cosa fare, no? Allora mi è venuto in mente di organizzare questa cosa per le scuole, dare la possibilità ai professori di ginnastica, ai maestri, così di fare incontri per far conoscere uno sport nuovo, no, però magari avvicinare qualche ragazzo alla pallamano, ecco. Poi tra l'altro Gigi, Andrea, io ho assistito, è super con i bambini. Ah sì? Ma Andrea era super già quando era bambino, perché io con Andrea ho avuto diciamo che lui stesso era un bambino super, perché io ho avuto il piacere di giocarci insieme nonostante la differenza di età, perché il mio anno a Trieste lui era nella rosa della Serie A, e quindi insomma era un ragazzo straordinario già nel 99-2000, quindi insomma grazie. Non fatico a credere quello che stai dicendo, Matteo. Gigi, vorrei raccontare un aneddoto che quando ti vedo mi viene sempre in mente. Allora, perché praticamente Matteo, allora io e Gigi abbiamo giocato un anno insieme, ma io ero delle giovanili, primo anno che ci approcciavamo alla Serie A, sia io che Vigintin, no? Mm-hmm. Siamo stati convocati per la preparazione atletica. Adesso non so se ti ricordi Gigi, ma a me è capitato che praticamente abbiamo iniziato la stagione e con gli anni si andava anche in ritiro, per dirti. Sì. Andavamo in Slovenia e mi sono trovato per prima volta, piccolino, giovane, per prima volta in prima squadra ad organizzare questa trasferta, no? E praticamente mi fanno: beh, tu vai in macchina con Gigi. E praticamente eravamo in macchina io,
con la sua Renault 5, non so se era tua o della società, Renault 5 rossa ancora. E... No, era la Polo rossa mia, io avevo la Polo rossa. Ah, Polo rossa, ecco. La Polo rossa, eravamo, non so se ti ricordi, io, te e Tite Calandase. Certo, Giorgiano, grande Tite, certo. Giorgiano, prima volta in Italia, e praticamente io ero sommerso dai vostri bagagli dietro, però era fantastico perché ero un po' timido, perché ovviamente prima approccio con la Serie A, però tu sei riuscito a intrattenere tutto il viaggio con... Non ho dubbi su questo, non ho dubbi. Era un personaggio, anche Tite Calandase, che il suo più bel hobby era dormire. E sì, e aspetta, andavamo in ritiro a Caporetto. A Cobarit siamo andati in ritiro, esatto, a Cobarit, sì. Esatto, non ricordo. Il luogo perfetto per andare a fare un ritiro. Ci preparavamo alla trincea di quel campionato, esatto, esatto. Che poi è andato bene perché poi abbiamo vinto lo scudetto, no? Sì, sì, sì. Detto del Contisseli, allenatore. Contisseli, allenatore. Mi hai riportato alla mente un ricordo specifico che poi chiaramente visto dagli occhi, con gli occhi di un bimbo, perché eri oggettivamente molto molto giovane, non che io fossi vecchio, perché voglio dire era anche per me la prima esperienza importante, però diciamo che ero un superiore in grado in quel caso, no? Se vogliamo, no? Rispetto a quel a quegli anni, e quindi sono commosso rispetto alla genuinità con cui tu riporti questi ricordi, che poi magari insomma per ognuno di noi ha la capacità di vivere e di rivivere quelle cose in modo personale, quindi questo è, mi hai catapultato indietro di 20 anni, eh? Beh sì, anche per me parlarne, ma sai, non so perché, cioè, ogni volta questo ricordo mi è proprio rimasto in mente. Sai, tra positivo, mi sembra positivo, eh? No, non è stato un ricordo noir, ecco, ottimo. Senti Andrea, corazzata Potionchi, no? Sai, un po' strano, c'era un francese, un croato e un italiano che andavano in gita, no? Sai, quelle cose lì. Cioè, perché cose che sì. E vabbè. Senti Andrea. Andrea, invece tornando al presente, come ci si sente a sedersi intanto sulla panchina più titolata d'Italia, la panchina della tua città, e poi a passare in uno schiocco di dita, oserei dire, dall'altro lato della barricata, perché tu veramente sei stato trasportato dal campo alla panchina in men che non si dica. Sì, beh, è capitato veramente in un istante, no? E ovviamente io ci pensavo, ma non l'hai mai detto ad alta voce, diciamo. Ma no, l'hai detto ad alta voce. No, non pensavo in questi modi qui, ecco. Guarda, è stato bello, è stata una cosa che non potevo dir di no. E a posteriori ovviamente posso dire che sì, che però è abbastanza una follia, perché comunque dopo ho capito veramente quanto c'è di dietro a un lavoro di un allenatore, e veramente, come non so se tu hai ascoltato che abbiamo fatto della presentazione, ho detto proprio che l'allenatore è un altro sport, cioè lasciamo stare il fatto di giocare in tuta, però veramente mi sono è come imparare un nuovo mestiere, e dovevo impararlo nel giro di 24 ore, perché già lunedì devo allenare, ecco. Sì, però è un po' così. Andrea, ti posso dire una cosa, se mi posso permettere, a Trieste nulla è per caso, perché io credo che tu rispecchi appieno quello che è lo stile Trieste. Voglio dire, a Trieste c'è questa, sai, insomma, per usare il parallelismo con il calcio, no? C'è lo stile Juve, e nella pallamano c'è lo stile Trieste. Quindi tu sei un ragazzo, un bravissimo ragazzo, un lavoratore, un ragazzo competente, uno che dà sempre il massimo, e a Trieste comunque la regola numero uno è che non si molla mai. È una società che negli anni ha dimostrato di saper vincere e di saper sopravvivere nei momenti più difficili, perché Trieste non ha mai mollato, anche nei momenti più difficili, anche nei momenti in cui, tra virgolette, è scomparso dalle zone alte della classifica.
ma si è sempre rimpastato e si è sempre fatto trovare pronto e ha sempre continuato a far parlare di sé. E se mi posso permettere, anche per riallacciarmi a quello che avevi detto prima, della difficoltà che tu hai, no? Nel far presentare e per, come dire, ritagliarsi lo spazio all'interno del palcoscenico cittadino, la pallamano a Trieste non è l'ultimo degli sport, quindi sicuramente il basket in A1 un'ottima fetta, pallanuoto ok, il calcio non ne parliamo, ma a Trieste la pallamano è uno sport conosciutissimo, è l'orgoglio della città e quando Trieste chiama i triestini rispondono, credo che questo sia un dato di fatto. Ma sì, ma intanto ti ringrazio per le belle parole e soprattutto è bello avere un'identità, no? E anche essere riconosciuti per una certa identità, perché al mondo d'oggi avere un proprio stile, non magari una cosa di riflesso oppure una copiatura di qualcuno, così l'importante adesso è portarlo avanti. Ovviamente questo qua, noi abbiamo 50 anni di storia quest'anno e merito ovviamente del professor Loduca, che assolutamente con tutti i presi sempre sia lodato. Il professor Loduca che chiaramente è un'istituzione, ma certo, e penso che sia il primo vero amante della pallamano Trieste e della pallamano in genere, una persona illuminata che negli anni è un'enciclopedia di storia della pallamano, il professor Loduca. Sì, ma ovviamente era uno dei pionieri qua in Italia di questo sport e adesso ovviamente dopo questo non mollare mai, a volte è anche un po' una testardaggine, no? Che sì, è positiva, a volte è positiva e negativa, però sicuramente per noi è importante, come hai detto tu, sì, nei momenti belli, avere la certezza, orgogliosi di essere triestini e quando si vinceva, però anche nei momenti di difficoltà, un po' anche, io penso anche quest'anno che comunque avevamo difficoltà di mille tipi e siamo comunque riusciti sempre a uscire tra virgolette a testa alta e cercare di portare avanti un certo discorso, ecco, nonostante che eravamo in posizioni un po' inusuali per la nostra società, ecco. Andrea, ce l'hai un sogno? Sì. Da allenatore del Trieste? Ma un sogno che non sia stato quello di qualcun altro, è chiaro, un sogno tuo, tutto tuo. Un sogno mio, ma un sogno mio sarebbe a breve di riportare i triestini o i triestini d'adozione qui, riportarli qui, mi riferisco, ma non voglio far nomi, e, no vabbè, si può immaginare, no? E ricostruire con dei piccoli tasselli, aggiungere dei piccoli tasselli per riportare in alto, ma sia Trieste, sia in Italia, però tu Gigi, tu anche l'hai vissuto, però l'atmosfera dell'Europa certo. È una cosa che io mi ricordo, che io mi ricordo che in questi anni è scomparsa un po', però vabbè, non si può. Ma anche perché Trieste è un pubblico abituato, è un pubblico di palato fine, voglio dire, sì, abituato a dei palcoscenici importanti. Infatti, quindi, ma l'atmosfera che si viveva giocando nelle coppe, dalla Champions League alla EHF, cioè io mi ricordo la cosa più bella era aspettare i sorteggi da bambino, che avevo 18 anni, che così aspettare i sorteggi per vedere dove andavi a giocare e che paesi andavi a vedere. No, perché e soprattutto Trieste tra virgolette era anche riconosciuta in Europa anche come piazza italiana, no? Anche perché mi posso permettere di aggiungere che il Trieste quando andava a giocare in Europa, cosa che poi purtroppo per tanti anni è mancata, non andava a fare la presenza e ad onorare un campionato delle competizioni europee, ma Trieste andava in Europa per vincere, andava in Europa ed era una squadra blasonata, ricordiamoci Golding, ricordiamoci Bitola, ricordiamoci insomma, sì, quelle sì, che ho vissuto io, ma poi voglio dire negli anni
tantissime altre esperienze. Insomma, il Trieste era una corazzata che girava per l'Europa, quindi tutti quanti all'attenti. Beh, ma comunque giocare contro anche il Kiel, che è venuto qui, e San Antonio, che una volta era San Antonio di... Cioè, mi ricordo che comunque di Richardson, abbiamo giocato contro Richardson e siamo trovati io Visentina, tra virgolette, perché dopo il bello dell'atmosfera della, delle Coppe Europee era quando facevi i banchetti dopo la partita, andavi a cena con l'altra terzo squadra, tempo. Certo, era il terzo tempo, e erano tutte e due società e cenavamo assieme e così. Dopo una volta, mi ricordo che c'era qui San Antonio e io e Visentini abbiamo riportato Richardson in, in albergo, camminando da una persona, cioè un monumento delle Palamano, e camminavamo per Trieste, era una cosa incredibile. Ecco, un piccolo sogno, dai. Atteggiamenti umani, no? Aveva degli atteggiamenti umani. Sì, una camminata tra tre amici, ma in realtà lui è stato un monumento della pallamano mondiale. Beh, Gigi, tu conosci Trieste, sai, le rive, eravamo, non so, la zona stazione, dopo dovevamo portare l'hotel Savoia, abbiamo fatto tutte le rive, lui ci raccontava, ah, che bello camminare così, perché Pamplona, no, dove cammini, veniva salito dai fan. Cioè, era così, si godeva la privacy triestina. Pensa tu, che storia! Pensa tu. Cioè, mancava solo che dicevamo, boh, andiamo a bere una birretta, e... ma quello non avevamo ancora troppo colato. Facilmente, cioè, eravate troppo piccoli, ma lui avrebbe accettato tranquillamente. Anzi, sicuro. Ecco. Bene, Andrea, t'avrei voluto chiedere anche di raccontarmi qualche ricordo, qualche aneddoto, ma hai fatto tutto da solo e hai fatto tutto molto bene, quindi è perfettamente, perfettamente adesso così. Passo per, adesso sembra come che fossi i settantenne che racconta i nipoti. Beh, no, però... sono venute cose spontanee, sai, quella cosa di Gigi, cosa tipo, sai, quei flash che ti passano per la testa. Certo. Voglia di raccontare, ecco. Assolutamente. Dovevo approfittare per dirglielo, ecco, se no chissà quando lo becco. Giusto, assolutamente sì. Bene, Gigi, se come al solito, se mi dai il permesso, direi che siamo in chiusura. Matteo, te lo accordo. Grazie. Grazie Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'opportunità. Ciao Gigi. Ciao Andrea, ciao Carlo. Ciao, ciao. Matteo, buongiorno a tutti. Ciao, 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 ciao. Continuate a seguirci, questo è Handball Talk. Buona palla a mano a tutti, alla prossima. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.